Allora, mister, quando forse non ci credevi più, è arrivato il gol vittoria. Ma non crederci, no, perché comunque non abbiamo cambiato assetto, anzi ho messo Polo e Nicastri, che sono due terzini forse che sono più bravi a spingere che a difendere, e abbiamo comunque inserito Kenneth e Otele. Volevo provarci fino alla fine. Poi è chiaro che bisogna avere un pizzico di fortuna per vincere le partite al 92esimo. Finalmente l'abbiamo avuta, credo che non abbiamo rubato niente. È stata una partita equilibrata, però è chiaro che c'è un rigore sbagliato dalla nostra parte. Una traversa loro su una deviazione di Mapelli e una parata difficile di Ovidius, però abbiamo avuto parecchie occasioni anche noi, non tantissime, ripeto, una partita equilibrata, chi riusciva a dare la stoccata vinceva. Va bene così, finalmente un altro segnale positivo, un'altra partita senza subire gol e senza subire grandi occasioni, perché comunque sono state le due occasioni che hanno avuto loro, le due traverse sono state un po' casuali, credo, su una deviazione nostra e su un tiro da lontano. La squadra per l'ennesima volta ha dimostrato carattere, unione di intenti, forza d'animo. Nel primo tempo potevamo far meglio, mi sono un po' arrabbiato perché non riuscivamo a girare il campo. Agire il campo vuol dire cambiare il campo e andare sui terzini velocemente, eravamo un po' lenti a capire queste situazioni, e potevamo far meglio sul piano del gioco, però anche il campo non era, diciamo che non era bello e questo non ci permetteva di giocare in velocità e bisognava sempre fare un tocco in più e si dava modo agli avversari di poi chiudere. Nell'economia del campionato questi 3 punti quanto valgono e come fanno a svoltare il Varese? No, valgono tanto perché intanto tieni il Legnano lì, anche se loro hanno credo una partita in meno di noi, tieni il Legnano lì nel mischione, più gente c'è nel mischione meglio è. Poi ripeto, 3 punti sono sempre 3 punti, in questo momento qua bisogna dare continuità con i risultati, se si dà continuità con le vittorie chiaramente ne giova il morale, ne giova il credere nel lavoro che facciamo, anche se questa squadra ha creduto dal primo giorno che io sono arrivato. E domenica, qualcosa sulla trasferta, una Domenica partita impegnativa. giochiamo, ripeto, avevamo 5 partite molto complicate per gli avversari che incontriamo, il Legnano per la qualità, credo sia una delle squadre che tutto sommato è una delle squadre che ha più qualità nei loro giocatori. Domenica incontriamo PDH che anche loro hanno 4-5 giocatori sicuramente importanti per la categoria, io li conosco abbastanza bene perché un paio li ho anche allenati, l'anno scorso ero in quella società, una società che ha speso, hanno grande potenziale economico, si sono potuti permettere di prendere un giocatore come Lauria, però adesso godiamoci almeno fino a stasera.